Ben ritrovati e buon 2 giugno. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel corso delle celebrazioni per la festa della Repubblica, mette in evidenza come la pace in questo momento debba essere perseguita unitamente anche allo sviluppo e alla diffusione del benessere, rifiutando con determinazione i baratti insidiosi, la sicurezza a detrimento dei diritti e assenza di conflitti aggressivi. Per quanto riguarda la questione medio orientale, Mattarella dice che occorre avviare un processo che ponga termine ai massacri e conduca finalmente ad una pace stabile, con il pieno e reciproco riconoscimento dei due stati di Israele e Palestina, necessariamente in tempi ravvicinati, affinché sia realmente possibile. Continuano le ricerche in Friuli Venezia Giulia di quei tre giovani che sono stati spazzati dalla piena del fiume Natisone in Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di sabato era stato ritrovato il cellulare di una delle tre persone scomparse. I familiari sono da diverse ore sul luogo delle ricerche, mentre vigili del fuoco e forze dell'ordine non stanno smettendo di cercarli, ma rimane flebile la speranza di ritrovarli ancora in vita. Lo sport in Champions League: il Real Madrid vince per la quindicesima volta la Coppa dei Campioni. La formazione madrinista, allenata da Carlo Ancelotti, ha vinto la finale disputata nel mitico stadio Wembley di Londra, battendo per 2-0 la formazione del Borussia Dortmund, che aveva vinto 2 anni fa questo titolo con pieno merito, ma adesso la quindicesima madrinista. Un bel primo tempo condotto dai tedeschi, ma nella ripresa si scatena la formazione blanca, che passa in vantaggio intorno alla mezz'ora e poi completa l'opera a 6 minuti dalla fine con il prezioso gol di Vinicius. Per ora è tutto, ci ritroviamo a metà giornata. Grazie, a più tardi.